E poi ovviamente mi sono specializzata nelle tecniche, per cui sono stata a Londra al Trinity, poi sono stata anche a Berlino al Tanzfabrik, dove ho studiato le tecniche di danza contemporanea, che è la tecnica Limon, il Gram, eccetera, eccetera. Però ricordiamo che io tutti i danzatori che fanno danza contemporanea, nelle compagnie chiaramente, io ho intervistato Domenico Luciano che fanno molto contemporaneo, disse Enzo, noi tutti i giorni facciamo lezione alla sbarra di danza classica, quindi è molto Assolutamente sì, importante e assolutamente. c'hanno chiaramente chi fa, viene dal classico sicuramente ha una marcia in più, giusto? Assolutamente sì, la danza classica è fondamentale. Ripeto, danza classica e contemporanea viaggiano insieme, per cui la danza classica è l'alfabeto della danza e senza l'alfabeto non si può scrivere nulla in un certo senso. Per cui avendo poi conseguito poi gli studi all'estero e lì appunto studi danza contemporanea, ma sempre parallelamente a quella classica, per cui esplori le tecniche contemporanee che sono state codificate nel tempo, che ovviamente non sono fusioni tra il moderno e il contemporaneo, ma sono delle tecniche codificate, per cui fai questo tipo di studio insieme alla danza classica, anche perché durante un'audizione la prima cosa che ti fanno fare è la lezione di danza classica e poi successivamente si apre insomma la finestra per affacciarsi al mondo contemporaneo. Diciamo che la danza contemporanea non prevede quella tecnica, cioè, rigorosa che è quella del classico, l'andeor, una postura particolare, eccetera, quindi è un po' più libera. Sì, assolutamente, c'è una libertà di fondo ed è grazie anche a questa libertà che è nato un linguaggio alternativo alla danza classica. Però comunque le doti di un ballerino diciamo che restano quelle a mio parere, insomma un bel andeor è sempre un bel andeor anche nella danza contemporanea, secondo Certo, anche me. perché chi ha studiato danza classica inevitabilmente usa l'andeor, perché Assolutamente sì. viene poi dopo tanti anni viene quasi naturale. Ma io penso sempre che la danza contemporanea è sicuramente molto più viscerale, molto più profonda della classica, per cui ci sono anche delle interpretazioni Anche delle diverse, libertà, se anche delle vogliamo. libertà sicuramente. Però ecco, il gesto e la tecnica per poter esplorare quel mondo parte comunque dalla danza classica, penso questo. E c'è uno studio veramente bello profondo, non è che uno può improvvisarsi, danzatore di danza contemporanea.